Annalisa Minetti è una delle cantanti più amate in Italia. La sua cecità è nota a tutti. Per la prima volta però la cantante ha raccontato di quanto questo ha influito nella sua vita, e in quella della sua famiglia. Nella puntata di oggi del programma Chiuse virgolette Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, ospite principale è stata Annalisa Minetti. La cantante e atleta paraolimpica è stata protagonista di una lunga intervista nella quale ha raccontato il suo passato, il suo modo di affrontare la disabilità, ma anche i suoi rimpianti e desideri. L'infanzia della Minetti, e le opinioni sulla scuola. Annalisa Minetti è stata ospite del programma di Caterina Balivo Chiuse virgolette Vieni da me. In particolare la Minetti è stata protagonista di uno spazio all'interno del programma intitolato Chiuse virgolette Il cassetto, nel quale l'ospite della puntata tira fuori da un cassetto un ricordo della sua infanzia. Nel caso di Annalisa Minetti dal cassetto, è venuto fuori un body rosa, a rappresentare gli studi di danza classica, che hanno caratterizzato l'infanzia della cantante e atleta. La stessa Annalisa ha commentato due punti. Quando ero piccola mi divertivo a imitare Lorella Cuccarini, e a ballare nella mia stanza alla notte vola. Ho fatto danza classica per 12 anni. Ho vissuto un'infanzia felice avendo vissuto in una famiglia che si è rivelata un insieme di gag improvvisate, come i Robinson. Oggi sono una mamma, e credo che i figli abbiano troppi compiti. Preferirei lasciare il mio bambino fino alle 4 a scuola, e vorrei più spazio per l'educazione motoria. La commovente intervista è entrata poi nel vivo toccando il momento forse più tragico della vita di Annalisa Minetti. Quello in cui l'atleta ha scoperto della malattia che le avrebbe tolto la vista, condizionando la sua intera vita. Annalisa Minetti, il dramma. Fa male non poter ammirare come crescono i miei figli. La cantante confessa alla dolce Caterina Balivo la sua verità a due punti. Avevo 18 anni quando il medico mi ha chiesto se avessi mai visto le stelle. Certo che le vedevo, ma mi sfuggivano i dettagli delle cose. Non mi sono mai chiesta come vedessero gli altri. Quando poi mi hanno detto che avevo una malattia per la quale avrei perso la vista, a casa nessuno ne ha fatto un dramma, tranne mio padre, che ha subito il COLP, o aperte virgolette. Ma il momento più struggente di tutto il programma è stato però quello in cui Annalisa ha esternato tutta la sua tristezza, e il rimpianto che la attanaglia nel non poter vedere i propri figli crescere. La Minetti è infatti madre di due figli,
Elena Francesca e Fabio, avuti rispettivamente da Michele Panzarini e Gennaro Esposito. Sebbene la sua vita sia ricca di soddisfazioni nonostante le disabilità, Annalisa Minetti non può che commuoversi mentre racconta a Caterina Balivo il suo dolore nel non poter veder crescere i figli. Chiuse virgolette, non mi lamento, ma mi fa male non poter vedere crescere i miei figli, le loro trasformazioni.